A questo punto lascio la parola a qualcuno che ci dice come chiudere bene l'anno in farmacia, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, e vi racconterà la sua esperienza sull'indagine di clima. Parlo di Maria Claudia Mattioli Oviglio, che amica, cliente, amica da tanti anni, ha la possibilità di raccontare un po' cosa ha combinato. Ecco, ciao a tutti. Se Nicola inizialmente dice che è emozionato, vi lascio pensare come sono io che faccio la farmacista e mi ritrovo catapultata nel web. Ringrazio ovviamente per l'invito ed è per me un grandissimo onore essere qua. Un attimo che provo a far partire la mia slide. Ecco. Un attimo che partiamo e eccoci. Ok, Ci siamo, mi perfetto. vedete? Bene. Ok, inizio col presentarmi. Io sono Maria Claudia Mattioli Oviglio e sono titolare della farmacia di Calderara. La mia farmacia si trova in provincia di Bologna, vicino all'aeroporto. E io sono titolare, a febbraio saranno 25 anni che sono titolare di questa farmacia, che io con orgoglio dico che è il mio secondogenito, io ho solo un figlio, ma per me la farmacia è stata come gestire ed educare e tirar su proprio un figlio. Se devo dare un aggettivo della mia azienda, dico che la mia azienda è un'azienda in movimento, in evoluzione. Costantemente mi diverto, anzi, d'ora in poi parlerò al plurale perché ci divertiamo, cioè io e le mie ragazze, a trovare soluzioni nuove, ad sperimentare sempre cose nuove per poter dare un'immagine giovane e in movimento del nostro lavoro. La mia squadra è composta da 13 elementi, siamo tutte donne, tutte formate con dei compiti ben precisi. E ovviamente se io penso a quando sono diventata titolare, non diciamo neanche più l'anno perché sono passati troppi anni, il mio lavoro è trasformato. È trasformata la progettualità, è trasformata l'impostazione, l'organizzazione. Ho cambiato n volte la comunicazione, il layout della farmacia, ma tutti questi cambiamenti devono sottostare a delle regole ben precise di pianificazione. Io l'assortimento lo decido all'inizio dell'anno e questa regola vale per tutto l'anno, dico io, ma mi aiutano le mie ragazze a mantenere questi standard. Ora, cosa c'è da fare per chiudere bene l'anno? La domanda di Nicole è una domandona, perché potrei parlare per tantissimo tempo. Io credo, mi viene in mente la cosa più importante, non si fa niente in poco tempo. Bisogna seminare quotidianamente, bisogna mettersi alla prova, bisogna aggiustare il tiro e non aver paura di essere giudicati e di giudicarsi. E quindi, se io devo dire, dico che la mia farmacia è il risultato di un lavoro fatto in tanti anni, un lavoro molto faticoso perché quotidianamente ho cercato di aggiustare il tiro. E comunque è un lavoro che è riuscito perché ho collaborato veramente gomito a gomito con le mie ragazze, perché siamo riusciti ad ottenere i nostri risultati e i nostri obiettivi. Devo dire che questo percorso così lungo e così travagliato ci ha portato sicuramente a dei momenti eccelsi, cioè di condivisione, ma però abbiamo avuto delle crisi grosse, dei momenti di grandissime difficoltà dove abbiamo comunque dovuto prendere delle fare delle scelte molto importanti e molto difficili. Allora, quando io a un certo punto ho deciso, dopo che partecipai a un corso famoso e molto importante che mi ha cambiato proprio la visione del mio lavoro, ho deciso di impostare la mia farmacia come un'azienda. Quando dico come un'azienda intendo una farmacia dove le mie collaboratrici avessero una responsabilità, un compito, ma potessero anche avere un buon percorso di crescita. Perché ho immaginato e ho creduto
che questo fosse la chiave di volta per avere una farmacia diversa. Certo che quando ho deciso di fare questo mi è sembrato di fare una cosa, un lavoro improbo, di scalare una montagna insormontabile. Quindi che cosa ho fatto? Io mi sono ritrovata una squadra, quando sono partita a fare questo lavoro eravamo in 5 e che poi siamo aumentati nel corso degli anni. Avevo una squadra con delle dinamiche non positive. Quindi ho lavorato per prima cosa sul clima soprattutto della mia squadra. E come ho fatto? Ho fatto realizzare un'indagine di clima e grazie a questa indagine di clima, che è una cosa molto semplice perché vengono fatti dei questionari in maniera totalmente anonima, vengono spediti e vengono elaborati, e grazie a questa indagine di clima io e la mia squadra abbiamo preso consapevolezza di quelli che erano sicuramente i punti di forza ma i tanti punti di debolezza. Quindi abbiamo analizzato le dinamiche fra me e loro, fra loro stesse, i loro vari fraintendimenti, le loro incomprensioni, le loro proprio diciamo antipatie e simpatie. E questo come abbiamo fatto per superare tutto questo? Perché è stato un momento difficile quando abbiamo letto i risultati. Abbiamo deciso, come diciamo una famiglia che si vuole bene, abbiamo deciso di fermarci e di ricominciare, di costruire su quello che capivamo che era sbagliato. Questo ha portato sicuramente a delle scelte molto difficili, perché la mia squadra non è la stessa di prima dell'indagine del clima, la mia squadra è cambiata. Però io adesso ho una squadra che mi rispecchia, che è ben amalgamata ed è formata da elementi complementari fra di loro, che è la cosa più importante. Allora, la scelta più importante, a un certo punto ho detto: come faccio? La farmacia, tutte siamo farmacie, per essere diversa dagli altri cosa faccio? All'interno della farmacia di Calderara ho tante farmacie. Quando intendo tante farmacie non intendo solo le farmacie classiche, cioè diciamo i reparti, che sono il reparto di dermocosmesi, di fitoterapia, il reparto etico, no? Io oltre a questi ovviamente che ho una farmacia che si occupa solo del magazzino, una che si occupa dei servizi, dell'organizzazione di eventi e un'altra che per me è fondamentale, che si occupa di prevenzione e di portare all'interno del nostro territorio il nostro ruolo sociosanitario, di organizzare tantissimi progetti con la collaborazione dell'amministrazione comunale per far sì che all'interno del mio territorio il mio ruolo, il ruolo della farmacia di Calderara, venga riconosciuto per quello che è un ruolo sociale. Eccoci qua, cambiare. Quindi, cosa abbiamo fatto? Devo dire che per avere più farmacie ho dovuto però organizzare la farmacia in un modo particolare. Perché? Perché ogni farmacia ha una sua squadra, quindi con una responsabile e con uno o più colleghe intercambiabili fra di loro. Questo cosa comporta? Comporta un piano di organizzazione molto specifico e molto preciso, perché le ferie vengono organizzate non più per tutta la farmacia, ma vengono organizzate per le singole farmacie. Le dottoresse hanno all'inizio dell'anno già il piano ferie per tutto l'anno, perché è vero che la mia farmacia deve avere una buona performance, ma è anche altrettanto vero che le mie colleghe devono lavorare bene, ma devono avere una qualità della vita decente, buona. Quindi devono sapere quando possono stare in casa, in famiglia, o possono andare a divertirsi. Quindi io all'inizio dell'anno, non è stato facile organizzare questo all'inizio, però noi all'inizio dell'anno diamo un piano ferie annuale. Le dottoresse hanno quasi sempre, salvo dei motivi molto particolari, hanno quasi sempre gli stessi giorni di recupero, perché è corretto che loro possano organizzarsi la loro vita. Quindi un'organizzazione proprio aziendale. Ma per avere questa specializzazione ho dato molto spazio alla formazione. Formazione non solo professionale, ma anche una formazione gestionale, perché le responsabili delle varie farmacie hanno fatto corsi di gestione del personale, delle risorse umane,
anche, sanno anche leggere i numeri, mi aiutano a fare delle pianificazioni e a risolvere certi problemi. Questo ci permette di condividere quotidianamente le realtà di tutte le farmacie che compongono la farmacia di Calderara e che quindi fanno sì che questa sia una squadra unita con tutti i problemi, per carità, ma che sia una squadra che punti tutta allo stesso obiettivo. Ecco, parte, vabbè. E devo dire che, ecco, quando io all'inizio sono partita, ho dovuto fare una cosa difficilissima, ho dovuto delegare. Per me è stata la cosa in assoluto più difficile, per chi mi conosce lo sa, cioè mollare un pochino il comando non è stato facile, ho dovuto fare un grosso sforzo sul mio carattere, però devo dire che nel momento in cui sono riuscita a vincermi e a capire e a convincermi, ho avuto una squadra fantastica, perché la mia squadra considera la farmacia come fosse loro. E quindi abbiamo un coinvolgimento generale per tutto, un aumento della responsabilità, ma con voglia di essere responsabili. Mi vengono tanti miei colleghi, mi chiedono, mi consigliano, addirittura per gli incentivi di fine anno, sentivo prima che se ne parlava, io li ho da tempo gli incentivi, ma adesso i miei incentivi sono la partecipazione a corsi sempre più specifici, sempre più professionali. Quindi voglio dire, questo per me è stato un grandissimo risultato ed è proprio quello che ci porta ad essere la farmacia che siamo. Questo si riflette non solo nel clima che respiriamo all'interno nostro, della nostra squadra, ma soprattutto nel clima che respirano i nostri clienti. Ci siamo guadagnati la loro fiducia. E questa fiducia cosa ci ha portato? Ha portato ad avere una grandissima fidelizzazione. E a questo punto ci sono i risultati. I miei numeri, i numeri mi danno ragione, devo dire ci danno ragione, perché è un lavoro di gruppo. Quindi i risultati in un momento così difficile, i miei numeri sono positivi. Io ho una squadra che collabora, lavoriamo tutti insieme, ma tutti insieme abbiamo la stessa filosofia. Cioè crediamo in una farmacia professionale, portiamo avanti ad alta voce il nostro ruolo sociale e cerchiamo di essere sempre vicini ai nostri clienti, ma veramente, non soltanto a parole. E qui io chiudo perché vi presento la mia meravigliosa squadra, perché veramente con grande orgoglio, questa è la farmacia di Calderara, e scrivo testa, cuore, camice, perché tutti insieme crediamo nello studio, nella preparazione, nella nostra professionalità, però permettetemi, senza il cuore non si va da nessuna parte e noi il cuore lo mettiamo sempre. Grazie a tutti.